L'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro ora ha anche un convitto femminile. È stato infatti inaugurato questa mattina, alla presenza del vescovo Sandro Salvucci, l'edificio riqualificato che permetterà all'Istituto Superiore di ospitare studentesse fuori sede, domiciliandole nei locali di proprietà della parrocchia di Santa Maria delle Fabbrecce, limitrofi all'ex asilo Benvenuti, ovvero a brevissima distanza dall'Istituto di Villa Caprile. Dopo il convitto maschile, inaugurato nel 1876, oggi, al 2023, nasce anche il convitto femminile. Mancava perché nella provincia non c'era un convitto statale femminile e molte erano le ragazze che chiedevano di poter venire a Cecchi, magari da lontano, ma non lo potevano fare perché ovviamente intraprendere un viaggio di un'ora, un'ora e mezzo, 2 ore a volte di andata e altrettanto di ritorno era praticamente impossibile. Di conseguenza questo significava rinunciare ad iscriversi a Cecchi. Da quest'anno lo si può fare, quindi anche le ragazze che vogliono studiare appunto all'agrario di Pesaro lo possono farlo in maniera stanziale, cioè abitare qua, qui vicino, vicino alla scuola, come vedete, c'è questa struttura messa a disposizione dalla parrocchia che abbiamo ristrutturato e che sarà appunto in futuro il convitto femminile del Cecchi. Un convitto completato dopo una rifunzionalizzazione dei locali con lavori di manutenzione e risanamento effettuati in tempi estremamente contenuti. La decisione è stata presa il mese di giugno, perciò in prossimità anche delle vacanze estive, naturalmente anche tutte le varie ditte che dovevano concorrere per l'intervento, a parte già essere tutte impegnate, ma vedevano un attimino un obiettivo di poter anche fermarsi un attimo invece, ci hanno dato grossa disponibilità e questo ci ha portato a raggiungere un obiettivo che quasi stentavo anch'io a crederci, ma ci abbiamo messo di tutto e di più per raggiungere quello che abbiamo fatto. Convitto che già ospita 12 ragazze per il corrente anno scolastico, ma che punta ad ampliare la disponibilità di posti letto attraverso ulteriori lavori di ampliamento. C'è la volontà di rilanciare, di ristrutturare anche il secondo piano di questo edificio e quindi io penso che complessivamente potrà ospitare dalle 20 alle 22 ragazze. Convitto che aiuta dunque il Cecchi a rispondere alla costante domanda di iscrizioni che può vantare l'istituto. C'è un open day alle porte che ci aspetta, ma questo ci fa ben sperare proprio perché le iscrizioni del nostro istituto sono sempre andate, devo dire, in linea e anche in controtendenza, se vogliamo, con il calo che c'è stato in altre scuole. Quindi speriamo di rimanere sopra i 1.000 iscritti. Appunto, la prima giornata di open day è il 16 di novembre, 16 e 7 di novembre. Ovviamente quest'anno abbiamo anche la possibilità di estendere il nostro giro tra la scuola per far conoscere anche per la prima volta anche i locali, gli ambienti del convitto femminile.